Buongiorno, sono Diego Rizzo, di SD Ponte nelle Alpi, che ha curato la pubblicazione del libro Le memorie di Toio, il diario di questo nostro concittadino di Arsie, che ha scritto durante il periodo del dopoguerra. È un libro di 13 capitoli e ogni capitolo traccia la storia di un collega di lavoro, mandati insieme ad altre centinaia di persone a Coderno, nel Friuli, con l'impresa Todd, quella famosa impresa nazifascista che raggruppava in tutta Europa quasi 1,5 milioni di abitanti. Toio Bridda nasce ad Arsia nel 1920 e insieme, come dicevo, a compagni di lavoro dell'Oltre Rai e dei Pieve del Pago partono dalla stazione di Cadola Socher verso il Friuli, dove per conto di questa impresa Todd spianano l'aeroporto per creare una pista, diciamo, per decollare e atterrare aerei. In questo periodo raccoglie gli aneddoti, le esperienze di suoi compagni, della fatica, del dolore, della nostalgia di casa, e vengono fuori dei ritratti molto umani, molto belli. È per questo che va riconosciuto al Toio il merito di aver scritto su fogli di carta a mano questi ricordi. Per me è stato importante pubblicarlo perché era doveroso far conoscere non soltanto agli amici, gli abitanti di Arsie, quello che aveva fatto Toio, ma anche far conoscere a un pubblico più ampio questo ricordo, questa esperienza di guerra. E la cosa ancora più importante è che insieme a questi ricordi sono riuscito a mettere insieme altre pagine scritte da importanti personaggi della cultura di Belluno. Lo storico professor Francesco Ferruccio Vendramini e insieme anche al altrettanto importante personaggio della cultura bellunese, il professor Francesco Piero Franchi. E mi piace ricordare anche la casualità di questa pubblicazione, di come è nata. È nata un po' per caso. Un giorno con il cugino, insieme al quale abbiamo realizzato tante opere di restauro, di recupero del paese di Arsie, mi dice: tu hai mai letto il diario di Toio? Dico no, perché sono stato via un sacco di anni del paese. Dice: guarda che bello, bello, bello. A questo punto, questo commento lo intendo come suggerimento a portare avanti il discorso e subito mi metto alla ricerca degli eredi del Toio. Trovo il figlio Gianluigi a Milano, che vado a trovare, e quando lui ritorna a Pieve del Pago, che è la sua casa ancora dove viene a trascorrere le ferie, mi consegna la copia dattiloscritta del diario. E da lì parte un po' tutta la raccolta di informazioni con il Cesare Poncato, ex alpino, ex capogruppo dell'Associazione Nazionale Alpini di Ponte nelle Alpi Sovergine, e poi la Daniela De Donà, che mi presenta in una pizzeria di Belluno Francesco Piero Franchi, che accetta sorprendentemente di collaborare alla stesura di questo libro. Alla fine salta fuori un libretto di poco meno di 100 pagine e penso che valga la pena così pubblicare, leggere e divulgare. Non dimentico la Renata Carraro, che gentilmente ha fatto il ritratto di Toio e che compare nella pagina, nella copertina del libro. Questo libro verrà presentato a Pieve del Pago il venerdì 19 aprile alle ore 17:30 e la conversazione sarà curata da Daniela Donà e i commentatori del libro saranno i due professori Francesco Piero Franchi e Ferruccio Vendramini. Devo ringraziare il sindaco di Pieve del Pago che ha accettato la proposta di utilizzare la sala del suo palazzo municipale, il coro d'Olada con il maestro Alessio Lavina, che sarà presente con una ventina di membri, poi anche gli alpini, in onore all'alpino Toio, alpino bellunese, che offriranno un rinfresco alla fine della presentazione del libro. Penso di non aver dimenticato nessuno, qualora fosse così me ne scuso, però credo che importante sia
stato possibile pubblicare questo diario per farlo conoscere a tutti, che è un momento che ci appartiene, un momento della nostra storia e della guerra che praticamente ha costretto parecchia gente ad andare via di casa. Grazie.